Continua la marcia trionfale dell'Omnia Bitonto in vetta alla classifica, settima giornata e settima vittoria, questa volta 6-0 alla Real Bat. Autore di una doppietta e protagonista della giornata insieme a Gigi Naclerio è stato Gianluca Losseto, qui con noi, che ha realizzato appunto una doppietta, una punizione dal limite dell'area nell'angolino e poi anche un colpo di testa sul calcio d'angolo. È l'ultimo arrivato in casa Omnia Bitonto, l'ultimo colpo di mercato, e si sta ritagliando uno spazio davvero importante. Gianluca, due gol, la marcia dell'Omnia continua, ma anche finalmente soddisfazione a livello personale. Sì, soprattutto a livello di squadra, che è più importante che a livello personale. Dobbiamo continuare così, perché quello che dobbiamo fare è solo vincere tutte le partite, perché comunque con la squadra che abbiamo il minimo indispensabile è quello di vincere tutte le partite. Poi, se può arrivare ancora a livello personale, ancora meglio. Come ti trovi in questo gruppo, prima di tutto, di tanti amici? No, sono tutti ragazzi che conosco, la maggior parte conoscono tutti, Nicola De Santis, Alfredo, Tenzioni, Francesco, Viviana Kers, tutte persone che hanno giocato a calcio, che poi sono amici anche fuori dal campo. È un bellissimo gruppo, se non c'è il gruppo le vittorie non arrivano. Siccome c'è il gruppo, penso che se continuiamo così vinciamo tranquillamente il campionato. Preferisci giocare terzino o più alto, visto che comunque il mister ti ha schierato in questa prima parte di stagione in entrambi i ruoli? Diciamo che tutti gli anni che ho giocato a calcio non ho mai avuto un ruolo effettivo, ho fatto anche ruolo a tre centrocampo, mediano, diciamo che sono un jolly, mi so adattare a tutti i ruoli, l'importante è giocare e dare il meglio. Allora, ringraziamo il jolly Losseto, gioca in più ruoli, segna e speriamo che possa continuare così. Grazie e in bocca al lupo. Ciao, grazie.